la sua buona salute. Ermete Ponti si considerava un uomo fortunato. Come agente di commercio di una grande industria dolciaria se la passava molto bene a 48 anni. Poi, come chi sa intuire quando comprare e quando vendere, aveva raccolto i propri guadagni e si era trasferito nel nord, più vicino alla sua industria dolciaria. Aveva abbandonato il cemento inquinato di Taranto e si era rifugiato nella bella città di Varese. Qui si era dedicato a ciò che da sempre desiderava, creare nuove specie di rose. Alla buona fortuna di Ermete aveva contribuito in larga misura la sua buona salute. Ma un giorno, dopo che ebbe mangiato, fu colto da uno strano malessere. Il suo intestino si contorse con un dolore devastante. Il sommovimento si diffuse e le difese fisiche si attivarono, ma non arginarono la diarrea improvvisa e travolgente. Il dolore scosse il suo solido corpo, in breve tempo lo vinse ed Ermete perse i sensi. Si svegliò in ospedale prima di essere operato urgentemente per un carcinoma allo stomaco. Durante e dopo la convalescenza Ermete si chiese più volte perché quel dolore aveva aggredito proprio lui. Aggiunse così il suo pensiero a una forma pensiero che quando lui fosse stato pronto gli avrebbe puntualmente risposto.